piante illegali non hanno CBD, quindi tutte le piante che trovate nel mercato illegale è meglio non prenderle perché sono contaminate. Poi è chiaro che se uno non trova altro, visti i prezzi delle farmacie, è costretto a arrangiarsi. È una pianta, quindi ce la regala grande madre natura. Io sto portando avanti una battaglia di salvare le api e non solo, pensiamo anche alla natura, è inutile parlare di affari, di malattie, se muoiono le api siamo morti in 4 anni, quindi pensiamoci a chi ci ha donato la vita, quindi alle femmine che sono sacre e alla grande madre natura che è sacra. Allora, come abbiamo detto già tutti i relatori, ogni caso è singolo, bisogna studiarselo bene, ci vuole tempo e pazienza. Fare medicina purtroppo ci si mette del tempo, io mi faccio delle 13 ore di ambulatorio perché un paziente mi ci vuole un 3/4 d'ora a farlo, uso tecniche miste in base a chi ho davanti. L'importante è entrare dalla porta che il paziente ti lascia aperta, se no fai un effetto nocebo. Se il paziente ha paura di una cosa è meglio non fargliela. Allora, come terapia in Occidente dimentichiamo l'acqua e l'ossigeno, siamo tutti disidratati e in carenza di ossigeno, respiriamo male, abbiamo il diaframma bloccato, acqua, come dice il buon indiano, del tuo corpo implora acqua, ci vogliono 1 litro ogni 25 kg. Se noi abbiamo una vita molto stressante, ce ne vogliono 5 di litri al giorno come me, bevo circa 6 litri d'acqua al giorno. Ma perché? Perché la consumiamo nel nostro metabolismo, diventa plasma, quarto stadio dell'acqua. C'è nell'atmosfera, la ionosfera dicono è piena per il 99% di plasma, non è plasma sanguigno, è il plasma che deriva dall'acqua, quarto stadio dell'acqua, solido, liquido, vapore, plasma. La ionosfera ne è piena per il 99%, se è sopra c'è anche sotto, quindi ce l'abbiamo anche dentro il corpo, questo è così. Si può anche manipolare con le mani, cinesi, indiani lo fanno, l'energia, la famosa energia, energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, le energie sono due, elettromagnetica e plasma. I medici per l'uso delle mani hanno fatto una cavolata paurosa, anche perché sono meglio come diagnosi dell'ecografia, hanno meno errore. Poi se voglio andare profondo mi ci vuole l'ecografia e la risonanza, ovvio. Se devo vedere un osso mi ci vuole l'TAC, perché la risonanza non dà radiazioni, quindi non dà fastidio, neanche l'ecografia. L'TAC però dà fastidio. Un TAC di 2 vertebre lombari sono come 100 RX del torace. Comunque queste robe qui andate su YouTube, Samuele Lanzarotti, ci sono tanti conferenze che ho fatto gratis, ci sono molte informazioni anche pratiche per i pazienti nelle mie conferenze. E il sito è www.drlanzarotti.it, anche lì c'è un bel po' di roba, ci mette un giorno e mezzo a leggerlo. drlanzarotti.it, YouTube, Samuele Lanzarotti, il canale. Lì ci sono, ne devo fare, secondo me, 12 di conferenze di argomento diverso. Quello che so lo metto a disposizione, perché dobbiamo pensare ai pazienti e alla natura, e alle pazienti soprattutto, perché le malattie, come quelle qui hanno detto giustamente, vanno guardate dal punto di vista di genere, siamo completamente diversi maschio e femmina, come DNA, come anatomia, è inutile parlare delle malattie separate, abbiamo anche un'energia leggermente diversa. Io i trattamenti che faccio, i maschi li faccio in un modo, a un certo punto avevo pensato solo di far femmine, ma dove mi andavo a mettere? Perché è difficile riequilibrare le femmine. Bene, ne ho guarite talmente tante che le conosco, farò il convegno a Cesena il 27, il presente è femmina, e darò qualche dritta alle mie compagne di avventura. Allora, il respiro, chiaro, siamo tutti in carenza di ossigeno, quindi è inutile, se non abbiamo acqua e ossigeno, cosa parliamo di terapie? È indubitabile basificare, perché il nostro metabolismo, intestino, polmoni, reni, fegato col bicarbonato, il calcio dalle ossa, l'osteoporosi, la prima causa è l'acidosi tissutale.
che i cardiologi chiamano infiammazione cronica silente, ma in realtà la PCR è normale. Cioè, la primo MOVES della placca aterosclerotica è l'acidosi tissutale, perché il calcio della parete arteriosa per tamponare, perché per il corpo mantenere il pH del sangue tra 7,35 e 7,45 è fondamentale, quindi è disposto a prendere tamponi dovunque li trova, sudore, eccetera. Però il calcio della parete arteriosa viene sostituito dalla colesterina ed è l'inizio della placca aterosclerotica. Quindi l'acidosi tissutale, ho fatto una conferenza a Macrolibrarsi, cioè su YouTube nel 2013, parlavo di acqua alcalina ionizzata, ma è molto meglio l'acqua ozonizzata. L'acqua ozonizzata va a risolvere molto bene nel tempo il microbiota, quindi funghi, batteri, virus non positivi. L'ozono lo produciamo anche nel nostro corpo per distruggere i batteri, i virus e i funghi. Le terapie purtroppo farmacologiche sui batteri ce le hanno fregate, perché li mangiamo, gli antibiotici sono nell'acqua, negli alimenti, e quindi i batteri hanno una resistenza mostruosa, i funghi contano poco, i farmaci. Parliamo della candida, che è l'epidemia del terzo millennio e ha varie fasi, la cui ultima prende il cervello. La candida ce n'è tantissima e siamo un po' scoperti come terapie. Infatti molte panze gonfie sono la candida che colonizza questa osteopatia, che è una scienza medica, l'osteopatia, anatomia, fisiologia articolare, biomeccanica, corpo in movimento, è assolutamente medica. Peccato che i medici che fanno osteopatia si contano, sono pochissimi. Il problema dei non medici è la diagnosi differenziale tra patologia organica e patologia disfunzionale. Sicuramente la patologia organica, la miglior medicina è quella occidentale. Nella patologia disfunzionale possiamo andare dietro al paziente, e quindi ogni terapeuta ha i pazienti che richiama, quindi tutti hanno effetti terapeutici, perché il rapporto medico-paziente ti fa un 60% dell'opera, perché stimoliamo i processi di autoguarigione. Basta dire che passi delle energie, no, di santoni non ce n'è, al massimo empaticamente capisci quella persona nel profondo e gli dai un punto di vista. Non ci sono maestri, ci sono guide eventualmente. Maestro, ognuno è maestro di se stesso. È importante l'aspetto spirituale, si sta dimenticando in Occidente, è un peccato, siamo un po' orfani, e invece l'aspetto spirituale ti sistema corpo e mente in parte. Poi siamo coscienza animica, c'è anche la coscienza e c'è anche l'anima. Poi, per la disintossicazione della matrice, oltre l'acqua, ci sono prodotti, quindi ho citato il Basentabs, ma potrei citare il Buna Basic, ce ne sono tanti, da prendere la sera. Poi c'è con delle striscette reattive, uno guarda il pH delle urine la sera alle 6, quando inizia a essere su 7,5-8 va bene, le fibromialgiche tendono tutte ad avere un'acidosi tissutale mostruosa, lo vediamo dall'applicatura cutanea dolente. L'applicatura cutanea dolente non è dolente nel normale, per niente. Se uno ha l'applicatura cutanea dolente, acidosi tissutale in prima battuta, gliela devo correggere, poi vediamo se è fibromialgica veramente. L'ossigeno ozono, sia l'acqua ozonizzata che sistemico, quindi in infusione endovenosa, non si può fare gli sportivi, è doping, però in infusione rettale, con i cateterini da neonato, si fanno con l'ozono, che ossigena, è antiossidante, stimola le difese immunitarie, che è un problema le difese immunitarie della nostra società. Siamo assolutamente con un sistema immunitario distrutto dai metalli pesanti, perché il nostro corpo tutto il giorno prova a distruggere i metalli che siamo pieni, non ce la fa, perché sono metà, addirittura ci danno gli stick del sudore con l'alluminio, il dentifricio col fluoro, tutti dimostrati veleni scientificamente, più tanti altri. È un piccolo avvelenamento quotidiano che nel tempo il nostro sistema immunitario non riesce a distruggere e ci dà dei problemi. Quindi anche le fibromialgiche sono piene di metalli pesanti. Come si tolgono i metalli pesanti? Terapia chelante, ozono sistemico, zeolite, argaclamat,
ci sono molti chelanti, però non sono molto efficaci, anche perché dobbiamo andare su tutti gli organi. Si innestano anche nel sistema nervoso tramite il sangue, quindi creano disturbi molto importanti. Un'altra terapia che ho comprato e mi arriverà a giugno è la stanza di deprivazione sensoriale. Galleggi nel solfato di magnesio. Chi di voi ha visto il film di Ken Russell degli anni 70? È una terapia studiata per gli astronauti, adesso la usano nei centri benessere, in realtà dal punto di vista medico è una bomba a mano, perché tu sei in assenza di gravità, tatto, equilibrio, vista e udito, che è l'85% del nostro cervello come utilizzo, non ce ne accorgiamo, ma siamo impegnati a fare quello. La mente è un parassita, la mente mente, noi siamo spirito, coscienza, cioè... Io ho una mano tutta sfarcellata, non ho dolore, dopo volendo ve la faccio vedere, perché mostro, non sono l'italiano che parla, faccio fatti. Poi c'è l'ozono infiltrato localmente, insieme a neuroterapia e neuroproterapia. Sono stato allievo di Lifto, un grande neozelandese, che fa neuroprolo. Il glucosio ha, in questo caso, dosi basse, 4%, ti sbriglia i nervi nervorum con meccanismo osmotico, ha un effetto sul dolore neuropatico cronico molto importante. Gente che sta male da tantissimi anni non ha più male, se becchi però il nervo, lo devi palpare dove è il nervo, perché siamo tutti asimmetrici. Un problema italiano è che non ci fanno studiare sui morti, studiamo su dei disegni sbagliati. Se uno prende anche il nectar, non è che tutto simmetrico, se io prendo un uomo e lo vivisezione, assolutamente non c'è niente di simmetrico, che siamo tutti diversi, quindi ci vuole tempo e pazienza a guarire la gente, molta. Quindi per telefono io non sono capace, quindi sono bravissimo, dico grande. Poi uso l'osteopatia e una tecnica di Romate che sbriglia anche quella manuale, molto efficace. La francese, l'ha fatto un medico che sono stato allievo francese insieme a un osteopata, e l'hanno imparata dai guaritori di campagna, da tanti guaritori di campagna, perché se uno lavora sul campo impara molte cose, quindi io ho da imparare da molte persone, per fortuna. Lo scambio è fondamentale, come medici non ci insegnano a lavorare in gruppo, è un problema. Perché dobbiamo lavorare in gruppo, anche con gli scienziati, ho molti contatti anche con gli scienziati. La vitamina D deve essere 70 per essere normale. Allora, che come scienza dobbiamo prendere la K2 di 3 e poi dobbiamo alzarla velocemente. Per un discorso anche ormonale, siamo tutti con la vitamina D sotto i piedi. Alle donne stanno dando testosterone, infatti sono guerriere, hanno dei fisici, dei muscoli notevoli. Agli uomini il testosterone gli inibisce la produzione endogena e quindi gli uomini si stanno femminilizzando. Perché i gioielli? Perché l'uomo è molto più brutto della femmina nella razza umana, mentre negli animali più bella la femmina, è più bello l'uomo. Quindi ci dobbiamo avvenire noi, maschi, perché la femmina bianca o nera è molto più bella. Quindi è una provocazione. La vitamina K2 e di 3 si prende, vabbè, io ho un nutrizionista che è più esperto di me di queste cose, comunque 1000 unità al giorno, chiaro va dosata perché si deposita nel tessuto adiposo, quindi non dobbiamo andare oltre certi livelli, quindi dosatevela ogni tanto la vitamina D se la prendete, perché è importante. Uso anche dei farmaci, il Flexibar l'ho sempre trovato molto positivo nella fibromialgia, anche la curcuma insieme allo zenzero, il curcudin. Poi c'è, è stato detto prima, il triptofano, il pineal, anche nell'emicrania ha dei risultati pazzeschi. Il Cymbalta come antidepressivo nella fibromialgia funziona e non ha troppi. Dipende però le donne sono molto sensibili alla chimica, quindi è difficile trovare dei farmaci che tollerano molte, non è detto però. Poi le prossime terapie, c'ho anche la VIS, vibrazione meccanosonora, è poco conosciuta, in realtà è una vibrazione di aria che stimola i motoneuroni cerebrali
a reclutare fibre muscolari, quindi aumenta forza, resistenza ed equilibrio, coordinazione. L'ha inventato un italiano e devo dire funziona, io l'ho usata tanto, lo usano tipo il professor Sazzini dell'Università di Siena. Io direi che usandolo in ambulatorio ho più esperienza, perché in università cambia sempre le persone, fai fatica in università a seguire le cose. Importante è la detossificazione dei metalli pesanti e il riequilibrio ormonale. Siamo tutti sfasati come ormoni. Io in questo momento del testosterone in Italia non lo posso prescrivere perché sono privato e comunque ha una ricettazione mostruosa, tre copie, contro, in realtà parliamone, nelle palestre ne gira, penso, tantissimo, quindi siamo a dei controsensi. Io dei vecchietti ho tanti pazienti molto gravi, anche bimbi con malattie rare purtroppo, e devo dire con la persona in carrozzina, e se tu gli fai un po' di testosterone almeno va in bagno da sola, eppure però non lo possiamo fare, boh. Quando in realtà negli alimenti ce ne mettiamo un sacco, boh. Io stesso me lo sono dosato il testosterone totale libero, ce l'avevo a 40 anni ai limiti inferiori della norma, è un po' al colmo, eh. Ho fatto anche fare una piramide genomica con Shungite Elite per un riequilibrio cellulare, qui siamo oltre, però molto 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 ero valida, costano queste robe, sono 4 kg di Shungite Elite, è una pietra rossa, è un essere vivente, si chiama fullerene, riassorbe le differenze di potenziale elettromagnetico, si sfalda usandola, in Europa non si trova, avevo avuto il contatto anche a un prezzo molto buono, insomma molto buono, sempre migliaia di euro, però ci credo. Noi abbiamo degli organuli nell'occhio, si chiamano criptocromi, captano il plasma e l'energia elettromagnetica. Se uno usa i criptocromi può fare così, e sono quelli che gli uccelli usano per andare in volo, le api usano per impollinare. In questo momento ci sono 230 milioni di frequenze in più, brava, distribuito da Martini, rispetto al 1930. Questo è un problema, perché queste frequenze ci alterano il cervello. Andate a vedere nanoparticelle transumanesimo su internet, è stata una piccola guerra mondiale un po' occultata che abbiamo subito. La canapa, eravamo i primi produttori mondiali, producevamo per la flotta britannica corde, vestiti. Poi è stata occultata per vari motivi, non solo quelli classici, carta, carburante, anche per quelli, ma anche per altri. MTHC mi interessa solo come terapia, intendi, perché ho avuto dei problemi, quindi dichiaro che THC, io parlo di CBD e di canapa industriale, mi raccomando, perché ho avuto seri problemi con varie... davvero, wow. Scappare di casa con le borse non è mica simpatico, quando ti cercano in quattro tosti, in quattro gruppi, non ce l'ha fatta, non ce la fanno, non ho paura per niente, sarò il solito martire, non ce la fanno. Ho gli egizi, vedete, fumavano anche loro. In realtà il CBD terapeutico, il THC terapeutico, si parla di olio oppure di altre formulazioni, se ho bisogno di una cosa veloce posso anche vaporizzare, però l'olio va su tutte le cellule, mentre se io lo fumo ne brucio il 50% e in più ho un assorbimento polmonare che fa ridere. Il fatto che anche qui il CBD non dà effetti collaterali, però il CBD è tanto e veloce, cioè devo dare tanto CBD e subito per avere l'effetto. Mentre il THC è il contrario, slow and low, poco e lento, cresco lentamente, una goccia alla settimana, mentre il CBD è l'esatto contrario. Il problema del CBD qual è? Che costa, perché l'estrazione con l'anidride supercritica, l'anidride carbonica supercritica è costosa. Quindi, mi puoi passare la borsa, per favore, per lì con la bambina, perché i bimbi sono centrali, quello che sto facendo lo sto facendo per la natura e i bambini. Allora, vi ho portato per far vedere che cos'è sto CBD, quello che
uso io, poi ce ne sono altri, bisogna stare un po' attenti alla qualità, perché di bufale, ecco, la pigna dimenticata, in realtà siamo pieni di pigne comunque. Però in Vaticano c'è, anche il Papa ce l'ha la pigna sul, quindi cioè, la sanno il valore della pigna. La sapienza è saggezza più intuizione, la saggezza è conoscenza più esperienza, la sofia per gli antichi è la sapienza, saggezza più intuizione, l'intuizione data dalla pineale. Io uso questo CBD qui, dagli svizzeri, in realtà qui sono 10 grammi, c'è dentro un grammo di CBD, c'è una palettina che mi sono dimenticato molto piccola che sono 5 mg, va messo sempre nell'olio di fitocomplesso, perché i fitocannabinoidi hanno l'effetto entourage. Se io prendo il CBD puro, io ho scaricato 450 articoli clinici in 2 anni sul CBD, è la molecola del futuro, e qui in Italia è un integratore, non passa dalle farmacie, si trova come integratore. In Germania e in Inghilterra è un farmaco, noi no. Quindi dopo c'è meno controllo, non essendo un farmaco, bisogna stare attenti a quello che uno prende, anche perché potrebbe essere pieno di contaminanti, e già delle persone malate che si pigliano dei contaminanti. A livello di tumori, THC e CBD hanno un effetto sugli animali e sulle cellule umane in vitro. L'effetto sull'uomo, ci sono casi clinici documentati, però non è stato ancora bene dimostrato. Cosa fanno il THC e il CBD, ambedue? Inducono la morte cellulare programmata, l'apoptosi, e bloccano l'angiogenesi. Però stiamo parlando di dosaggi molto alti nell'umano per aver questo. Quindi c'è il problema del costo. Io quando mi chiedi la cannabis, ho smesso cioè il THC ho smesso di prescriverlo ai pazienti, perché tengo solo quelli che ho aperto, perché hanno già mandato in ASA le farmacie, non si capisce. Non mi piace, cioè cosa mandi in ASA le farmacie che ordinano la carne italiana? Boh, non ho capito, quindi ho smesso, uso solo il CBD e parlo di canapa industriale che sto cercando di piantare in giro per il mondo, perché la canapa cosa fa? Carta, carburante, vestiti, piacere. Ma anche il piacere, perché viene la fibromialgia? Perché le vite sono spiacevoli. Io chiedo alle pazienti, mi dica una cosa piacevole nella sua vita? No, niente. Oppure i nipotini, va bene, i nipotini sono piacevoli per tutti, dai, forza, cerchiamo di vivere bene e divertirci. Perché noi abbiamo un tendine centrale muscolare, e qui è un'altra donna, la Gottlieb Denis-Struif, osteopata belga, che l'ha scoperto, tutti i muscoli volontari, nei miei trattamenti, il riattivo, e uno, wow, ringiovanisce, recupera la femminilità, tendine centrale muscolare. C'è anche una grande dottoressa dimenticata, Jeanette Travel, non ce la fa studiare a scuola, all'università, parla di trigger muscolari, però il suo libro è molto vecchio, perché adesso ci sono aghi, uso degli aghi di 4 cm 27 gauge e faccio alchimia, perché in base al paziente gli metto dentro cose completamente diverse, tutte naturali, e non ho mai avuto un evento avverso serio. Ho rotto qualche costa, ma quello capita, perché un paio si sono piazzati dal lettino. Ah, io vedo gente grave, non vedo roba semplice. Allora, grazie. Questa è la zeolite, una zeolite di esempio. Di Basel Tabs, che sono compresse, poi vabbè, non voglio far politico, poi ce ne sono tanti, eh. Però questo sta avendo degli studi scientifici che dimostrano la vasificazione della matrice, che è il connettivo, fa tutti gli scambi del nostro corpo, è una specie di intelligenza corporea. Questo è un tipo di vitamina D3K2 che compro dall'estero, che costa, dopo uno deve vedere, in Inghilterra costa tanto, in Polonia costa poco, in Italia non c'è, pur avendo tutti gli studi scientifici. Mancano molte cose in Italia, come anche fitoterapia. Sono da mettere, ci sto lavorando. E qui abbiamo i prodotti, vabbè, non ne parlo, dei prodotti da farmacia, comunque l'indica che con l'indiana c'è solo il Vedica, che sarebbe quella in origine più terapeutica. Comunque sono dei buoni prodotti che derivano dall'Olanda. L'Italia adesso ha fatto l'FM2, però ci sono stati dei problemi di
titolazione, per cui è stata un po' grindata, tutta macinata, perdendo un po' di effetto agricolturale. L'acqua pulisce, è importante che piova in questo momento perché pulisce. Vittoria, non si scherza niente. Ah sì, ma adesso pulisce le malefatte, se guardi il cielo è molto più limpido negli ultimi giorni rispetto a quella capa. Prima era molto incerto, se piove. No, vabbè, continuo, dai. L'effetto è curato, dopo vi ho messo molta roba e vi lascio le slide. Il sistema endocannabinoide è diffuso in tutto l'organismo, ha un'azione più regolatrice che effettrice ed è diverso da individuo a individuo, per quello non posso sapere prima l'effetto, devo provare, perché ci sono addirittura dei recettori CB1 che sono glutamatersici, quindi eccitatori dei recettori CB1 che sono GABAersici, quindi gli inibitori. C'è gente che ne ha più dell'uno, più dell'altro, non si può sapere se non si prova. Chiaro che il THC va provato lentamente perché ti porta fuori dal corpo, molta gente non è pronta, idem la stanza di deprivazione, ancora di più, non è per CBD, ha molti effetti, ha delle pubblicazioni anche sull'osteoporosi, per dire va benissimo nelle parodontiti, nelle gengive, allevia tantissimo ansia, pensieri, angoscia e depressione, ma va usato ad alto dosaggio, serve per lo stress. Beh, rimettolo se qua una forte, ma sotto cortese, Faenza abbiamo anche padre Guglielmo che è un santo, non ci abbiamo fatto i soldi. Va bene, però lo sta santificando e sia Cesena che Faenza non ci hanno fatto una lira su padre Guglielmo, è come padre Pio, Sì, è come padre Pio, padre Guglielmo, si informi. È morto, sì, lo stanno santificando. Passato cortese, vado a vedere chi era Robin Hood. Barabba è in ebraico, vuol dire figlio di Dio, non è che hanno fatto fuori uno e ha lasciato libero un rimbambito. Io ho la stessa faccia di Barabba, però nessuno sa la faccia di Barabba. Dai, vabbè. Allora, grazie. Il Satidex ospedaliero che usano i neurologi, 740 euro, ma scusa, c'è la pianta, dobbiamo far spendere al servizio sanitario 740 euro, in più la pianta ha l'effetto entourage, che questo non ha. Il problema della pianta di canapa è che sono come gli esseri umani, ognuna diversa dall'altra, e se ho uno che non sa estrarla, io gli do una pianta col 21 di THC, lui mi tira fuori l'1%, quindi il processo di estrazione delle farmacie è fondamentale. Però anche lì ci sono dei problemi perché le farmacie che si occupano di cannabis sono poche e anche lì purtroppo un chilo di canapa terapeutica, di THC diciamo, perché è un po' di CBD, nel caso del Bediol, del Betrobinol, ecco il Betrobinol è tutto THC, il Betrolite ha il 9% di CBD. Esistono semi, e bisogna piantare quelli, sia industriali che fanno anche le case, soprattutto fanno la detossificazione del terreno, anche da metalli pesanti. A Chernobyl hanno piantato canapa. Io voglio una legge in Italia che ci porti ai medici a usare le cose che ci dà la natura in scienza e coscienza, quindi anche i funghi, quindi adesso alcune sostanze tipo la cocaina non le conosco a livello medico, l'avevo classificata come droga, non l'ho mai studiata. Però la ayahuasca che usano in Amazzonia, la popolazione sono gli Shua, adorano Shiva che è un dio indiano in Amazzonia, una cosa stranissima, e sono sciamani veramente di rispetto, perché la battaglia qual è? Contro il diavolo. Però noi facciamo quattro ombre, una per terra che la pestiamo e la sputiamo, e tre dietro che ci potrebbero anche aiutare. Noi a livello scientifico emettiamo luce, biofotoni, per cui fondersi con la luce ed essere un esempio in questo momento non ti guardano 5 minuti e poi vanno a masturbarsi su internet. Quindi non ha senso, dobbiamo andare nell'ombra, nel buco, senza aver paura. La paura ce l'hanno messa, ma noi siamo luce, che paura abbiamo scientificamente. I criptocromi sono pubblicati su Nature.
che ci sono nell'occhio umano, il famoso terzo occhio, in certo senso è la magnetocezione. Questa è tutta scienza, il problema è che i medici semmai non hanno tempo di... I recettori CB1 e CB2 legano il THC, il CBD non è vero che li lega, il CBD cosa fa? Blocca l'enzima che si chiama FAAH, che idrolizza i nostri endocannabinoidi, quindi ha un effetto naturale sui miei endocannabinoidi. Che sono gli endocannabinoidi? Che cosa sono nel corpo? Estasi mistica, piacere, espansione di coscienza, connessione col divino, amore incondizionato, pace, tranquillità e tanta altra roba che dopo vi dirò. Comunque dopo non credo. No, finito. Basta allora. Grazie, ringraziamo il dottor.